Buongiorno, sono a casa di mamma. Mammi, saluta. Tutte Ciao le nostre. A tutti. Ciao. E niente. Eccomi qua, prima ero, mi sono un po' messa a nuovo. Praticamente sono qua. Guarda, ecco. Guardate ieri cosa ho comprato. Ora non me lo posso mettere, però è bellissimo. Stanno andando leggermente i quadri. Tant'è che ieri ho preso un vestito uguale di questo tipo e un poncio uguale, ma lo vedrete se non l'avete già visto nel video haul. Adesso mammi, dove andiamo? Ah, ecco, diciamo una cosa. Stiamo facendo, dov'è? No, non lo scoprì. No, volevo farlo vedere, oddio. No, per carità, ragazzi. Ecco, vai. Oh, guardate il nostro figlioletto. Stiamo facendo l'impasto per la pizza, proprio quello fatto in casa. Vero, mamma, stasera mi cimenterò. Comunque, adesso pensavamo di fare un giro d'acqua e sapone. Così approfitto per fare questa musica. Approfitto per fare gli ultimi regali. Sì, oggi la giornata è bellissima. Non vedrete niente. Però il sole sta già tramontando. Madonna, sono tipo le 4. Ma sarà aperto? Ma io sono pronta. Dai, mettiamoci il giaccone. Dai, andiamo. Velocizziamoci. Oh, ciao. Oh, amori. Dice, cos'è questa cosa? Oh. Ah, già. Se non apro, dove andiamo? Ragazzi, questo pane è aperto. L'unico a questo pane che... La domenica è aperto, vero mammi? Qua a Cilias. Qui è parco della Madonnina. Parco... Mamma, non mi dire dove abiti, però da qui. Ah, lo vuole dire? Mamma abita al parco della Madonnetta, ma a me non troverete perché abita ad Ostia comunque. Cosa volevamo dire? Sì, devo fare dei regali e dopo devo tornare a casa perché? Che questa macchinetta, come sapete, fa schifo. Ha poca memoria, quindi si riempirà. Perché sto girando il vlog. E dato che voglio girare... Oh! Un altro video, la memoria si riempirà, quindi devo tornare a casa a prendere il cavo. Dimmi. E poi torno. Ma non riprenderò dentro perché non si può. Comunque, acqua e sapone. No, basta. Carina che mi ha riconosciuto, hai visto? Sì. Eccoci qua con il nostro bottino. Io ho fatto i regali, non vi farò. Ma certo! Fai vedere il tuo acquisto della giornata. Praticamente io ho fatto i regali a Marta e Alessia, però non vi farò vedere. No. E io mi sono ovviamente comprata 3 cose. Ora tra poco ve le farò vedere appena torniamo. E una ragazza mi ha riconosciuto. Ciao! E mi vergogno. Il mio ciao, ciao! Quindi grazie. E quando mi riconoscete per strada o mi vedete da lontano, venitemi a salutare. Facciamoci 2 chiacchiere, perché io penso che, ok, mi chiedete la foto e vabbè. Però io preferirei più tipo un ciao, come stai e tutto quanto, no? Più interattivo. Per essere se stessi. Che c'entra? Ecco. Che pizza, io non devo andare per strada. Ogni volta mi compro qualcosa. Però. Stavo dicendo che... Ma ti vergogni a farti riprendere di strada tu? No, e quale motivo? Meno male, una normale, mio padre, oddio! Fai qui, fai là, la gente ci guarda, sti cavoli. Comunque, stavo dicendo, ho comprato anche, sempre per me, una nuova crema viso, perché quella che ho io, a parte che è della Venus, mi dite, fa male, ok. Però tipo me la metto e la pelle me la. Che carina! Questa casetta è nuova! La pelle è nuova! Questa casetta è nuova, fa ridere. La pelle me la mangia tutta e poi mi ritorna secca. E poi quando mi metto il fondotinta, pure se il fondotinta è buono, mi viene la faccia tipo secca, sabbiosa. Nuovo termine per la faccia. Niente, adesso torniamo a casetta e ci mettiamo a fare la pizza. Mm-hmm. Vediamo cosa ne esce fuori. Cioè, perché io devi sapere che la pizza in casa non la faccio da... Da quando avevo 7 anni, ti aiutavo. Da quando c'era mamma a casa. Da quando c'eri tu a casa. Con lo stennarello, salutiamo chi la Claudio Di Biagio e nonna Lea. Mamma li ama. Di qualcosa per Claudio e nonna Lea. Forza nonna Lea. Ecco, in ritardo. Non so quando uscirà questo video, però vi prometto che a metà gennaio... sì, appena mi arriva lo stipendio di gennaio, cambierò videocamera, perché non si può. Diciamo questa cosa che fa ridere. Mamma mi fa:
dammi la tovaglia, cioè dammi la tovaglia perché mi piace, no? Questo è l'omaggio di Acquestapone. Io ho detto, no, ma dammela a me. E lei, tu che cosa hai detto? Cioè così diciamo i soldi del regalo. Quindi il mio regalo per te è l'omaggio di Acquestapone. Prego, Acquestapone ti ha fatto il regalo da parte mia, vedi? Come vi dicevo, ho preso la crema, cera di cupra bianca. Ma che cosa? Ah, ma lascia aperte. Mia madre e i suoi design. Bianca per pelli normali e grasse. Non ho preso quella per pelli secche perché non vorrei appunto l'effetto secco. Poi, boh. Poi una maschera dell'HQ, fluido idratante purificante. Boh, raga, sono fissata adesso che devo idratarmi la pelle. E poi due pennelli, uno per l'ombretto, come vedete, abbastanza piccolino. E poi mi sono cioè ho detto, non ho un pennello per sfumare, non sono capace a sfumare ancora. Voi direte, ma come? E invece non sono capace. Quindi ho preso questo che pare carino. Questi tipo 2,90€, 2,40€, così. Questa tipo 6€ e questa 3€. Guarda che bella! Guarda che... Oh, mamma, se... mamma è fiera! Sì, adesso me la vuole mandare a ripasto. E poi? Poi la rifaccio rilievitare. E poi? Poi agiamo? No, poi mia mamma fa la rilievitare, lo provò! La pizza. Appunto, il passaggio dopo era appunto la pizza. Comunque, ragazze, io ho fatto. Io ho trovato il maglione Borgogna finalmente, che poi credo l'abbiate già visto nel video haul. No, no, devo scendere. Mi fa cicciona da morire. Pure sti jeans mi fanno cicciona un sacco. Comunque il maglione Borgogna è questo qua. Dal vivo è molto meglio, però vabbè. E qua neanche sembra Borgogna, qua sembra più sul marrone. Però vi assicuro che è Borgogna, è tutto pelosino. Bello, bello. Questa sono io con i capelli più corti. Però, boh, mi piacciono. Sembro pelata qua, comunque. C'è qualche problema. Non c'è luce, qui si aspetta. Insomma. Perché cambia tanto così, eh. Qui andava bene la lucetta. Mettila. Sì, non c'è l'attacco. Ma ce l'ha presa. Adesso io, dato che c'è un silenzio incredibile, metterò una simpatica musichetta che partirà adesso, perché sennò c'è copyright. A me copyright non piace, ma non piace neanche a voi, credo. E lì ti piace questa palla? Non urlare, sono qui. Non ti piace questa palla? Guarda un po'. Mi piace questa palla, fa ride mamma. Mamma, lo sai che pare brutto, vero? La palla della pizza, che mamma adesso la fa lievitare. Fammi dare una botta. Cioè, ma non si può. Ma non è vero. E dai, facciamo una bella pizza. Lo sai che mi dovrà riprendere, vero? Io? Sì. In che modo? Così, come sto a fare io a te. E perché? Che devi fare? La pizza, la faccio anch'io, no? Ah, dopo te fai la tua, semmai. Che cosa? Ah, mi faccio la mia? Ah, beh, allora, ragazze, la sfida. Dillo anche tu, vieni qua. La sfida della pizza, è mia figlia. La pizza bella, più buona. Sì, della serata. Vabbè, ok? Una la farò nella mia vita. Dai. Un like. Guarda, mamma, che fa adesso. Guarda dimmi un po'. Guarda che fa mamma, prendi. Adesso fai tagli perché così li evita di più. Guarda che sono brava a sapere queste cose. Guarda un po', guarda un po'. Sì, ma se tu impasti qui, io dove impasto? Impasti qua. Ma se impasti tu là? A dopo! A posto, a più tardi! Cioè tra un secondo, perché farò gli stacchi. Sì, certo. Perché devi far uscire l'acqua, hai detto? Se no dopo esce sopra tutta la pizza col calore, poi la pizza rimane umida. E invece facendo uscire l'acqua che succede? Facendola scolare prima è meglio, così esce tutta l'acqua. Ma va? Ma niente ragazzi, mamma è un po' niente, tosta, raga. Ancora? No, ma è perché non ha senso quello che hai detto. No, non ha senso, no. Sì. Ma lo sai anche tu, raga. Salve. Farò il vlog così, se ve lo stai chiedendo, sì. Perché vabbè, non lo so quando lo caricherò. Non è Natale, non è niente di tutto questo. È il 12, no, non è vero. È il 13 dicembre. E quindi ho... Guardate come sono carina. Ecco, questo doveva essere così. Vi ripeti? Caustafone. Lo vedi che io allora ho ripreso da te? Perché? Perché certe volte ho queste uscite qua. Ecco da chi ho ripreso. C'è l'olio. Olio. L'olio, dopo ci mettiamo qui due patatine rimaste. Ok. Ha iniziato. Ah, quindi vuoi dirmi che non abbiamo lo stennarello?
Sì. Ci arrangiamo con quello là. Intanto questo è il lavoro di mia mamma. Com'è che fanno, scusami? I pizzaioli vanno così. Mamma! Uguale, guarda, sei proprio uguale. Meglio che io non lo faccio, sennò cade. Oh, madonna, ma... è convinta? Sì, sì. Ah, pure... Io ci provo. Con violenza, no, vabbè, sto scherzando. Quindi questo? Sì. Ma si appiccica. Sta cosa nera proprio. È la videocamera che fa pure mia madre. Mi rimprovera per la videocamera, pur non sapendo niente di queste cose. Questa è la mia pizza. E adesso la metto qua. Pensi che vada bene? Benissimo, brava, brava. Sembra che l'hai fatto sempre. È pronta la pizza. Dopo, all'ultimo mettiamo la mozzarella. Va bene, allora spostati così perché c'è luce. Oh, questa è la mia. Questa è quella di mamma. La quella di mamma è così perché lei ci ha messo l'olio, invece non ce lo metto. Missione compiuta? Ok. Un like, un altro like. E una. Quella di mamma è quella mia. Quella di mamma sta prendendo il sole. Ah, ecco, la mia invece è nel buio totale. A quanti guadi? A 180 guadi. Qua siamo cretine tutte e due. Io mi faccio. Io mi mangio le pesche. Fai l'uomo della situation. Vedi che manco te ci riesci. Tante gente. Oh, non ci riesci. Ma guarda che sei una cosa, Sei una cosa. Mia. Sei una cosa. Se ci arrivi lassù prendi... Perché io ci arrivo secondo te. So basta più di te. Chi è? Come chi è? L'ambulanza? Vivi qua, non sei le ambulanze. Comunque questo maglione mi ingrassa troppissimo. Sembro... Perché il maglione che mi sono messa quando sono andata in Umbria e mi ha prestato Francesca, mamma mia, mi faceva di un grosso... Intanto è vero, gli hanno detto a tua zia, no? Che gliel'ha fatto vedere. Ma quanto sei ingrassata? Ma non è vero, sei magrissima, ma sei più magra di me. E invece tu sai, gli ha risposto, dice no no, è il maglione che la faceva indossava, perché poi mi arrivava qui. Mamma mia, che rabbia! Che rabbia! Ho acceso la videocamera perché stavo parlando di una cosa. È una cosa che ho detto già nel video delle cose che odio di Natale. Cioè, mamma ha detto, tua zia mi deve portare il panettone, no? E i torroni. Io gli ho detto no al panettone. Prendi il pandoro perché nel panettone ci stanno i canditi. E tu che cosa gli hai detto? A me non mi piace il pandoro. Cosa? Oh, non mi piace il pandoro. Io questa cosa non la sapevo. Io non verrò qua a casa tua, lo sai. A me piace il pandoro, il panettone solo con l'uetta. Non ci posso credere. Sì. Scrivete se vi piace di più il pandoro o il panettone con l'uvetta. Quindi ti piace il panettone. A tua sorella piace il pandoro. Mamma, a tutti piace il pandoro. Bene. A posto. Devo? Dove vai? Non c'è. Posso provare una cosa? Ma fuma? No. Che carina! Fatti vedere. Come sto? Guarda che non ti posso rispondere adesso. Ma vabbè, loro mi risponderanno. Risponderanno dopo, quando lo vedranno. Sapete che mia madre parlava con la televisione da piccola? Questo me l'hai detto tu, sì, è vero. Che quando c'erano i TG, tipo la signorina diceva tipo buongiorno, tipo auguriamo a tutti una buona giornata, e tu che gli rispondevi anche a te. Sì, certo. Le persone educate fanno così. Alla televisione. E vabbè, mi vado a specchiare. Che? Sì. Ah, pure storto! Dai! Ti piace, ma? Molto! Ma veramente? Mm-mm. Fai troppo ridere. Sono tornata e niente, la pizza di mamma è tipo quasi pronta. Lei ha iniziato a mettere, mamma, così non mi piace, la voglio completamente coperta, infatti ho portato la mia. Quella è mia. Ok, questa è la pizza di mamma. Questa è mia, ma? Sì. Ma veramente? Sì, la vuoi subito? Carina. La mettiamo subito, sì. Fa vedere, girati. Oddio. Oh.
management. Sai che sei carina. La manager Anna Lucia è andata ad accogliere Ida Lendano, cantante neomelodica della quale Giusy è una vera fan. Quindi questa è la mia e questa è quella di mamma. Però mi sono accorta, vedi, è un po' desolata. Ma mamma, ne stai facendo una terza, ma tu non mi hai detto niente. Ecco qui, le pizze sono... Perché c'è questa mozzarella? Non è che me la devo mangiare mica io. Oh, proprio così la volevo. Che carina che è venuta, ragazzi. Quindi questa è la mia pizza. Ecco, con la musica di Star Wars sotto, perfetto. Guarda, guerre stellari. Che bella stessa cosa. Questa è quella di mamma, fa vedere. Niente, già stai a mangiare. Gnam. E poi ragazzi, ovviamente ragazzi, le patatine fritte. Perché? Che fai? Mangi solo questa? A me non basta. Non mi basta. Mamma saluta. Ciao. Ma saluta. Ciao. Lei mangia. Ho ripreso anche questo da lei, capite? Ho preso il cavo per il computer, ho scaricato i file di prima e... a vedere. Oddio, sposa, abito da sposa cerca, si sì, odio questa cosa. E la terza proposta è indossata da... Vabbè, comunque dopo monto questa prima parte di vlog e poi giro un altro video. Ragazzi, devo dare il primo assaggio della pizza che ho fatto. Vabbè, l'impasto l'ho fatto lei, quindi è inutile. Comunque il jingle di poco fa veniva direttamente dalla televisione, non era fatta apposta. Sono stupita, no? Perché quella che facevi quando stavi a casa era proprio durissima, proprio croc, pure sotto. Mezzo. Ma adesso secondo round, questa sarebbe la terza pizza che mamma cucina. Abbiamo fatto metà per una e poi mami, ma io sono piena. Mamma, io sono piena. Mangia, che non mi devo niente. Cosa? Guardala, cosa? Come si mette in posa? Doveva fare una luce. E mettila. Invece è tutto buio. E mica è casa mia. Devi dire. Visto devi che dire. Mia madre abbiamo fatto le pizze. È quello che ho detto. Quale delle due vincerà? Quale delle due per voi vince? Perché loro vedono questo video nel presente, no? Quindi loro adesso commenteranno. No? Non è convinta. Comunque, poca luce c'è qui dentro. Beh, anche in camera mia.